Ecco, alla fine niente. Si è stoppata lo stesso. Si è stoppata lo stesso, abbiate pazienza. Dunque, adesso dovremmo esserci a posto. Niente, stavo spiegando, non so bene a che punto fossi arrivato quando si è stoppata, ma a questo punto qui credo, niente di nuovo. E niente, appunto, stavo dicendo questa robetta qua, GJ. Abbiamo fatto il break di questo piccolo range che abbiamo fatto durante la nottata e adesso abbiamo rigettato il punto 500, abbiamo chiuso bearish su 500. Adesso quello da valutare che stavo dicendo, non so se era rimasto o meno, se questo M15 qui forma supporto, sta chiudendo adesso, quindi non rom cioè, ha rotto i minimi e forma supporto, sì, però mi piacerebbe vedere appunto una chiusura migliore adesso o all'interno di questo range per proseguire più in basso verso 131, verso 132, scusate, da qualche parte qui. Se chiudessimo al di sotto potremmo appunto continuare il nostro movimento, o se no, se abbiamo un'altra candela bullish dovremmo aver formato supporto e poter magari poi rompere 0.500 all'apertura tra mezz'ora e proseguire bullish, però al Ciao. momento non vedo niente di sicuro. Oh Maria. Buondì. Niente, Zome, dimmi un po' cosa avete fatto. Mi senti, Zome? No, non penso. Sì, scusate, ero mutato. Dicevo che anch'io prima stavo guardando la rottura al rialzo per il retest e la continuazione bullish di 132.500 di GJ. Ok, no, dicevo se avevate per caso preso qualche short su quell'M30 lì. Nope. No, no, ma ci Stavo sta. guardando a rialzo, quindi quando è venuto giù ho aspettato che toccasse di nuovo la trendline e l'ha rigettata di Sì. nuovo, però Non no. è niente male come idea, perché adesso questo H1 può fare il weak fill, eventualmente proseguire anche un po' più in alto, e abbiamo questo M15 che ha formato supporto. Adesso questa ha iniziato così, senza creare una down week, quindi se va, mi sa che è andata e basta, però appunto avessimo un M30 che chiude così bullish, senza down week, rompendo magari questo massimo qui. Dovremmo poter continuare poi, no? Mi sembra Yes. non male. Non male. E niente, scusate ancora per prima, ragazzuoli. Adesso vediamo che sta flippando. È andato, sì. Partito così. Sì, ci stava questo ingresso con l'M15 bullish, ma non ha creato, cioè non ha dato neanche i presupposti. Fosse venuto giù qui a ritestare, poi magari avessimo visto la formazione di un supporto M1, si poteva provare un piccolo ingresso perché potevamo avere 7-8 punti di stop loss, appunto avere i primi 10 punti gialli sotto di questa resistenza qui, però appunto dovendo entrare qui in alto, lo stop loss sarebbe stato 13-14 punti, ok, e al di sotto della resistenza ne avevamo solo 8, quindi era un po' più rischioso. Poi possiamo proseguire, per carità, abbiamo visto che l'H1 è totalmente bullish, quindi possiamo anche rompere questo massimo senza troppi problemi, appunto. Un bel ingresso si poteva fare sul retest, con la candela d'H1 che vediamo. Non ha rotto il minimo, puntare al weak fill. Poteva essere un buon ingresso, però io questa mattina questi trade qui me li sono brasati, quindi vediamo adesso come si muove. Non sforziamo niente, diciamo. Io avevo preso il primo alla rigettazione della trendline alle 7:15, però mi si è chiuso prima mentre veniva giù, quindi niente, un momento Ah, fermo. quella candela. Ah, sì, ho visto che l'avevi scritto prima, qui praticamente. Aspetta, Bullish. sto guardando. Sì, aspetta, faccio che mandarti. Esatto, Sì, ma andate, certo. Vediamo sì, si vede. qua. Mi sa che GJ proprio sta andando alla grande, non si fermerà, sai? Perché ha rotto i body qua, adesso gli manca quel massimo lì, però il weak fill sembra molto a portata di mano. Eventualmente arrivare fin qui. Boh, vediamo. Sicuramente se continua ad andare bullish si può provare appunto un ingresso bullish sul retest di 0.500 per arrivare poi a appunto 7.50 all'incirca. Questo range qui, con quelle candele lì che abbiamo sulla sinistra, non dovrebbe essere male. Queste candele qui, poter raggiungere eventualmente questo target qui. Se
rompiamo questo massimo, poi magari facciamo un po' di pullback, chiudiamo bullish al di sopra con una wick da fillare, eventualmente col momentum dell'apertura potremmo raggiungere la nostra resistenza. C'è una ventina di punti di range, quindi prenderne una quindicina dovrebbe essere una cosa fattibile. Se ci va prima dell'apertura, pazienza. Però entrare a mercato così adesso come adesso non mi fiderei, non vedo neanche la possibilità di mettere un buy stop perché siamo già belli bullish, il nostro movimento è già partito 10-15 punti più in basso, per cui per il momento aspettiamo. Poi magari se flippiamo chiudiamo bearish facendo un bel fake out, sembra molto improbabile, ma chi è che ha sti rumori di sottofondo? Non lo so. With education, sei tu? Ah no, Vittorio. No. Sì, l'ho mutato. Dunque, dicevo, adesso sembra molto improbabile, ma chiudesse bearish non sarebbe fatto male qui. Sì, adesso boh, siamo già proprio sopra i body, quindi molto, molto difficile. Stiamo a vedere. Però chiudesse bearish sotto 1.500 non sarebbe niente male per tornare a 132. Ok, però siamo totalmente bullish, come potete vedere. Quindi aspettiamo e vediamo un attimino. Hai mandato, se Quindi, vedo, l'uno in sì, chat. quella di prima dove ti ho fatto quella freccia dove ero entrato con una posizione sulla rigettazione della trendline, perché su M1 stava dando una struttura bullish Ah, troppo buona. sì. No, ma era ottimo, Adesso, magari un po' ringrazio. piccolo, però si vede che lì ha No, si dato vede, proprio si il vede, retest della candela, ha dato il retest sulla trendline e pum, l'ha rigettata andando su. si vede. Sì. No, ma era una bella candela, tra l'altro. Niente male, 20 punti di candela. Ma Yes, non hai ho... chiuso niente? Hai chiuso, sì. Sì, qualcosa sì, però il lottaggio non era quello pieno perché era un Ah, po', ok. dato che era un po' presto, ho detto, sai, Pre non voglio. live stream, allora un po' Esatto. ci sta, giusto. Però era un ottimo trade, sì. Anzi, addirittura, sì, probabilmente no, qua avrebbe stoppato. Sì, Sì, sì. infatti la restante me l'ha chiuso quando è venuto giù con Sono quella. un po' antipatica, perché era un bell'ingresso, perché era un ingresso quasi a supporto. Anche perché l'M30 ha rotto già sopra i 500, ho detto, boh, adesso fa un po' di retest. Christian sul gold, allora, traffico libero sulla sinistra, sì, c'è questo mini supportino qua che potremmo, appunto all'apertura non considerare più di tanto, anche se è 1700. Vedo che è 1700 e 1700 è un livello tosto, questo sicuro. Comunque chiusura 30 minuti sotto il livello, questa c'è, view breaker di test M15, c'è lo stop loss, è sensato, è sopra quel livello lì, questa è una chiusura al di sotto, sì. Sì, mi sembra buono, mi spaventerebbe un po' appunto 700 e la questione spread, come messo il gold Ma stamattina? io prima avevo 2,5 punti, quindi non Adesso dovrebbe essere male. adesso sono 3, 4. Io ora ne ho 4. 4. Sì, anche io lì è 3 punti. No, sì, no, 4, 4.5. Io ho 5,6, ma non è. Sempre quel discorso lì, sempre lo stesso discorso. Non Infatti, so, ieri non mi pomeriggio sta in New bene. York, raga, quando ho preso quella continuazione bullish, meno male c'era tipo 1,5 punti. Infatti, Ma il New York è meglio che il Londra. Gigi. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Sì, GJ. Avete preso qualcosa? Stavamo guardando Gigi per la rottura rialzo sopra 132.500, ma è partito. È un Si può peccato dire che che è non abbia partito. ritestato qui, è un peccato proprio, perché un ingressino l'avrei fatto, però se non mi crea la wick in basso, sono sempre in difficoltà a entrare. Così proprio sull'apertura, perché appunto voleva dire avere uno stop loss bello grande, poi comunque questo minimo era stato rotto, mi sarei entrato solo proprio sul retest preciso. E poi vabbè, come vedevamo da H1, la struttura è totalmente bullish, quindi possiamo raggiungere 750 senza troppi problemi. Non ho guardato nient'altro, per il momento andrò. Stamattina è tutto libero, non ci sono news, c'è solo qualcosa oggi sul dollaro, quindi siamo clean. GBP CAD, sì, sembra che stia preparando. Il weak fill. Sì, anche di più. Oddio, che brutte venerdì e lunedì, mamma mia. Che peccato, GJ. Oh. Perché lo No. stavamo guardando già da andare bullish sopra i 132.500, già da prima quando stava, diciamo, inizialmente rigettando, avevo già l'idea, però poi è venuto giù, allora si è abbastanza invalidata.
Io una piccola entrata M1 l'ho fatta. Adesso vi mando. Manda, manda. Sì, ragazzi, anche io ho preso GJ Buy e vi mando anche io l'analisi poi. Bravo, bravo. Grazie, grazie mille. Allora, Gabriele, già mandata. Sì, lo screen l'ho fatto appena l'ho aperto, adesso è salito un po'. Beh, buono, buono, sì. Sì, e ora ho messo già lo stop a break-even, visto che 131,606. Sì, sì, mettiti a break-even, se continua a pushare bene. L'ingresso è un pelino in alto per i miei gusti, però è sicuramente fattibile. Praticamente l'ingresso è all'incirca qui, sopra questo, penso. Sì, cioè ho visto che ha rotto la resistenza, ha fatto un piccolo retest M1 e sì, sì, pensavo continuasse a salire. 1,54, no, ma l'idea è fattibile, appunto. 50, sì, è un ingresso un po' in alto, appunto, mettiti a break even, se prosegue ti prendi tutta la pushata, invece, break even, tranquillo. Invece se inizi a rigettare che rischi magari ti faccia pullback e chiuda lì sotto, continui bearish, tutelati, però l'ingresso è valido, sicuramente valido. Io non riaspetto sul retest, dovessi ritestare. A me piace parecchio GPCAD, però magari... Siamo lì. Piace lo spread. No, beh, lo spread è 2 punti. Ah, ma è vero, stamattina in particolare. Era venerdì allora che era bello largo. Ma sì, più di 2 punti mai. Perché vedi, siamo proprio lì, se andiamo a rompere i massimi di questa H4 abbiamo questo primo weak fill come target. E eventualmente poi c'è un sacco di range sulla sinistra, proprio. Proprio tanto, proprio tanto. Sì, sì, mi sembra una scelta sensata. Posizione buy 132.500, rischio 1%, chiuso 10 punti, mi sembra. Ottimo. Mi sembra bene, ottimo. Raga, che siete riusciti a prendere. Qui abbiamo il nostro GCAD, abbiamo rispettato questo livello qui. E adesso stiamo... tentando di rompere questa resistenza qui, abbiamo poi il nostro range bullish, appunto, come dicevamo all'incirca. Questa zona qui è il primo weak fill, poi abbiamo anche questi livelli sulla sinistra. Non mi fa mai impazzire quando un livello è così, tipo che è andato, poi è chiuso di nuovo all'interno, non lo vedo proprio come un bel target, però a time frame più elevato weak fill, quindi non dovrebbe essere male. Niente, we gotta wait, vediamo se facciamo pullback e invertiamo prima dell'apertura, meglio ancora. Su GJ mi sembra molto improbabile, JPY sembra molto poco forte, molto poco strong, però su JPCAD mi sembra più probabile avere una rejection, magari una chiusura bearish. Abbiamo 0.73 come livello, che non deve essere male, anche se questi numeri interi così non li ho praticamente mai usati su GBPCAD. Però dovessimo avere una chiusura al di sotto di questo livello qui, dovremmo poter proseguire bearish Fino a questa zona qui, possibilmente. Stiamo a vedere cosa succede. Aspettiamo. E vedremo. Ecco la chart di Alex. È ottimo, proprio quello lì, proprio bravo, bravissimo. Sì, esattamente il tipo di trade che avrei voluto prendere anch'io. Tu sei entrato sul retest del mio, sei entrato molto, molto tosto come ingresso, molto tosto. Range, trend, probabilmente bullish. Diciamo che è azzardato, potevo aspettare anche la chiusura della M15 sopra la resistenza, però... Diciamo che... Quando vedi una cosa già vista, comunque... Sì, sì, certo. Il retest sull'ultima week ci stava, era rischioso, però assolutamente sì, no, a vederlo così M15 è
più rischioso che vederlo ad H1, perché poi giustamente ad H1, se uno va a vedere, è il retest, esattamente il retest di questo livello, ed eravamo ancora sopra i massimi, quindi è un ingresso molto sensato per il fatto che dicevamo anche prima che entrando qui potevi avere i tuoi 5-6 punti di stop loss, puntare al weak fill che erano già una ventina, quindi sicuramente un ottimo trade, un'ottima posizione. Very good. Poi very good. Contemporaneamente ho preso anche, no, dopo ho preso anche EJ Buy alla rottura della resistenza. Anche EJ, dopo gli do uno sguardo, anche ora JPY. Ma sì, JPY che è debole, deboluccio stamattina. Sì. Qui stiamo a vedere. Che cosa accade? Se l'M15 chiude bullish anche su GJ totalmente, quindi per quanto mi riguarda niente da fare, io non azzarderei neanche un ingresso qui venisse a ritestare. Sostanzialmente, essendo arrivato tardi, devo vedere, lasciarlo fare quello che vuole. Se va bullish, vedere come reagisce intorno a questa zona qui. Sicuramente non posso schiacciare buy adesso, ci mancherebbe ancora. Se non ti esce lo sticker di quello, it's time to buy. Hey, dump it. Stavo leggendo stamattina che Elon Musk ha detto che vuole andare contro il governo, vuole aprire le aziende in California, anche contro le disposizioni. Ha detto piuttosto arrestatemi. Dammito. Che cazzo. Si fa parlare di sé. Ci sta. Hai visto il nome che ha dato al figlio? Sì, il codice. Codice. Com'è che è questo codice? AX812, tipo qualcosa del genere. Credo. Che mito, però pensate anche solo con una cazzata del genere quanto ha fatto parlare di sé in tutto il mondo. Cioè, ma GJ come push nel frattempo, yes. 700 sembra realistico, abbiamo qualcosina qui, ecco, un po' di difficoltà, potremmo iniziare a incontrarla da adesso in poi, che c'è questa week, qualche rejection, però tutto sommato dovremmo essere buoni per continuare. Quello che appunto, secondo me, potrebbe avere un po' più di difficoltà il GBP CAD, che se tornasse bearish sotto 73 non sarebbe niente male. Io più che altro al momento vorrei vedere come apre Londra, perché sai, magari sì, vediamo. Fa pullback e torna tutto dall'altra parte, quindi... aspettiamo, non è ormai andato, qui le buy si dovevano prendere da qui in basso, quindi tocca aspettare. Stamattina non ho neanche messo la musica, pensa a te. Allora. Io vado di nuovo via 5 minuti, anzi no, 2 minuti e torno. Solo una cosa e arrivo. Vi lascio GJ qui. Ottimo ragazzi, perché ha preso GJ in acquisto dal livello chiave in poi. Guarda l'oro. Cosa combina? Mi ha preso il weak fill. Ora posso. Ottimo. Buono. Si sta per avvicinare al livello chiave 98, quindi occhio lì sotto. Si è preso il weak fill M30, giusto? Sì. Ottimo. Volevo mettere già break even prima, no? Però tu sai qual è il mio problema. Quello è sempre il problema, non sai mai quando è l'ora di staccare o quando è l'ora di continuare. No, perché c'ho gli spread di FTM. Cazzo, problematico. Varia da 3 punto qualcosa, non so, adesso sono a 7. Uff. Ora è tornato a 6, a 5. Boh.
Io sto sul 4, 4 e mezzo adesso, al momento. No, ma è quando è così è inoperabile, raga. 7, cioè guardate, 7 punti. Lo so, però ho trovato il setup della vita. Sì, no, poi essendo su gold, comunque, che quando tira i movimenti magari ti fa quei 30, 40 punti, alla fine ti dico, dei punti di spread, se l'entrata è anche buona, te li puoi anche mangiare tranquillamente. Però immagina già di aprire, tipo, che ne so, entri adesso tipo ho 7 punti spread, entro con un lotto, già parto con meno 70. È già problematica la situazione. Ma quando è che si riprende l'oro? Ma ti dico, il tempo che riaprono un attimino ste cazzo di economie, iniziano a riaprire anche tutte le aziende, comunque dove producono, dove lo estraggono, dove fanno le raffinerie, allora si inizia già a riprendere meglio, perché inizia a esserci anche un commercio proprio fisico di gold. L'avevo letto anche su Forex Live, mi sembra, questa cosa. Quindi dobbiamo aspettare solo quello, però non sappiamo quando. Io nel dubbio, raga, da loro mi sono fatto stoppare. Ti ha stoppato? Sì. Fare attenzione al gold quando va, prende largo così. Le vecchie abitudini non muoiono mai, insomma. Io sto guardando, lo giuro, raga, ogni giorno guardo BTC per vedere cosa cazzo potrà combinare questo. Tra due giorni c'è l'halving. Hai due giorni, un giorno, perché io non capisco. Su alcune pagine vedo che c'è scritto almeno... Il 14. Vediamo. Lode verso l'alto. Ma ti dico, io sarei anche contento per le persone che sono entrate per la FOMO, però non sarei contento per tutti quei servizi scam che hanno fatto comprare la gente. Per quello che voglio vederlo affondare, perché così vanno in default anche quelle società lì, che sono dei bastardi. Perché se voi andate a vedere, non so, tipo la chart che ho mandato ieri sera, hanno fatto entrare tutta la gente a 9.500, 9.000 così, ha tirato un po' i massimi, fum, e poi hanno liquidato tutto quanto. A proposito di quella gente che fa gli scammer, mi ha scritto uno, quattro giorni fa, su una cripto, Bitcoin. Dio caro. Non ho capito, sorry Chris, stavo rispondendo a un Max. Dicevi? Mi ha scritto un truffatore di cripto quattro giorni fa. Una struttura piramidale. Ahia. Sì, aveva preso subito insulti. Cazzo. Già che è struttura piramidale pure sulle cripto. No, ma lui la chiamava struttura piramidale democratica, una cosa così la chiamava. Okay. Democratica. Piramidale di qua. E lì ha preso ancora più insulti. A me ha scritto uno che fa: ciao, bellissime foto, ho visto che segui la pagina Italian Pips, fai trading? E poi io gli ho risposto, vediamo che dice. Ok, che quelli sono gli scammer di IMN scammer di network. Ah, perché quello che ha cambiato foto profilo. Raga, fate occhio che questi qua che vi scrivono seguite gli Ampips, fai trading, sono gli scammer che vi manda Zoma. Lo pagano sotto banco. Sono tutti pagati da Zoma. Porca anche. No, vabbè, non ci credo. Ha preso il break even, dov'è l'oro adesso? Che cazzo di spread ha avuto? IG è tornato a 132.500, è lì vicino. Andiamo. Lo chiamavano GJ. Io sono ancora propenso a uno short in realtà. Sì. Ma io vorrei vedere un attimino il retest di sto 132.500, magari formazione di supporto e struttura bullish che va a invertirsi, magari proverei a fare un altro acquisto, però non voglio forzarlo troppo. Non so, non mi convince l'idea di... Poi boh, ovviamente deve validarmi qualcosa, però non mi convince andare long.
for the moment. Più che altro ora vi consiglierei, se volete fare qualcosa, aspettate l'apertura di Londra, così gli fate esatto. tirare le candele che deve e poi da lì possiamo prendere delle decisioni migliori. Ok, ci sono. Dunque, vedo che GJ sta tornando. Sta rigettando, come stavamo dicendo, quindi presumo che GVP Card, che era già un po' più in difficoltà, sia già sulla buona strada. Si è già rigettato di più. Ok, l'M30 ha iniziato a flippare un po' bene, cioè adesso mancano 5 minuti all'apertura. E questo supporto qui è tosto, vediamo, ci sono tante wick in questo supporto qui, quindi è sicuramente tosto. Vediamo se questa H1 sarà in grado di chiudere bearish o meno. E niente. We gotta wait. Qua qualcuno vede Gigi e lo vedono bearish in chat. Eh beh, sì sì, assolutamente. Se chiude di nuovo, come dicevamo, al di sotto di punto 500, penso sia bearish, assolutamente. C'è qualche chart da aprire? No, al momento no. Sì, comunque... Davide! Aspetta che sto leggendo un messaggio, crazy, ma sul mio profilo Instagram personale, cioè quello non Italian Pips, il mio, Luca Rabino, mi ha scritto uno scrivendo la stessa cosa: ciao, ho visto che segui Italian Pips, fai trading. Sono io, dove dici? Non gli ho ancora risposto perché appunto me lo sono brasato stamattina, però dopo gli rispondo. Non so se, ma penso se perché c'aveva tipo nella bio, mi sembra c'avesse qualcosa tipo crypto investor. Quindi... Allora quello che ha scritto a me anche. Non mi ricordo, adesso vi dico il nome, vado a vederlo, vi dico il nome. Quello che ha scritto a me si chiama Esteban ATH. Allora. È proprio lui, proprio lui. Ciao Luca, piacere Stefano, complimenti, belle foto, visto che segui la pagina Italian Pips, fai trading? Madonna, mi ha fatto copia e incolla cambiando il nome a tutti. Ma sì, sarà andato tra i miei follower, perché io mi seguo, quindi sarà andato tra i follower della pagina. Vabbè, lascia stare. Lo blocco da Instagram dopo, così non capisco. Belle foto, cosa vuol dire? Hai messo la foto della panorama? Che cazzo? No, ma sul profilo personale, boh, sono delle frasi così, okay. Capito? Nice peak, man. Nice peak, boy. Do you want some crypto trading, man? Alvin, ma era stanotte, giusto? Ma io non capisco, no? Vedi, tipo, qualcuno in chat ci ha detto che ci sono due giorni, altri leggiamo sulla pagina che manca un giorno. 14 maggio. Alvin Superstar. Dopo sto dump qua. Tra l'altro è venuto di notte, cazzo. Ancora più infame. Tutti quelli che erano in buy, wow, tutti stoppati, tutti sababoom. Si svegliano la mattina. Boom. Quelli sono tutti con le operazioni aperte, che ancora lì, che dicono Alvin. No, qua è iniziato un bel range, ma mamma mia. Mamma mia. Sta rigettando. Sì, sì, sì. Bella questa M5, ma se sì, c'è forza, sta pushando alla grande. 700, penso che lo raggiunga senza troppi problemi. Anche GVPCAL sta tornando bullish. Peccato, 3 minuti dalla fine ho dovuto fare questo movimento. GJ, porca miseria. Vedo che qua infatti GVCAD push, GJ. Lì. Manca poco, 4 pips a 700. 5 pips. Che peccato. Sì, è un peccato. Mamma mia, anche un GPY, ottimo, ottimo. Ovviamente ci sta. 700, toccati. Sono stato punito stamattina, il setup è andato. Allora, ha fatto 30 pips EURJPY sulla candela oraria.
Era come GG. Mamma mia. 37. GG, ragazzi, se continua così... È arrivato comunque a 700 target, che sì, stavamo dicendo l'ha raggiunto. Vediamo adesso come reagisce questa zona qui. Siamo sull'apertura, c'è ben poco da fare, sinceramente. Siamo totalmente bullish, però siamo al di sotto della nostra resistenza. Volessi comprare, non saprei dove mettere uno stop loss, quindi evito assolutamente di comprare. Non vedo granché. Il GBPK è sicuramente un pelino meglio, perché appunto sta chiudendo al di sopra, potrebbe ritestare e andare su 73-300. Non mi sembra male il GBPK. Adesso vediamo come reagisce intorno all'apertura. M15 ancora c'è questo livellino qui, che però si è formato alle 5 stamattina, quindi non ci darei troppa rilevanza. Ok, London is open. London c'è. GJ. Io nel frattempo tengo sotto occhio GVP CAD. Un eventuale ingresso. Allora, io metterei un buy stop su GBP card qui, sopra questi massimi all'incirca 7314. 7314 non mi sembra niente male. Se appunto torna a flippare bullish, dovrebbe poi proseguire, però se continua ad andare bearish, nessun problema. Rimaniamo safe e aspettiamo un'eventuale chiusura. Una chiusura al di sotto, ovviamente. GJ non sta andando bearish. Quindi ripeto, io per il momento l'unica cosa che vedo è un buy stop qui, al di sopra di questi massimi qui, per poter eventualmente prendere una decina di pips in questa zona qui e vedere se riusciamo a pushare. Non mi entusiasma al 1000% come setup, perché abbiamo anche rotto i minimi, perché non abbiamo molta wick, perché questo da fillare è semplicemente un fake out, non è una vera e propria zona di prezzo come mi piacerebbe avere, ma è più appunto questo movimento che abbiamo fatto un po' prima della chiusura di Londra. Potremmo andare a mirrorarlo, stiamo a vedere. Se invece chiudiamo bearish, valutiamo di nuovo uno short, però appunto solamente se ci leviamo da questo box qua, da questo range qui. GJ non ha pietà, ha rotto i massimi, sta approcciando la resistenza, vediamo cosa combina. E RJPY è nella stessa identica situazione. E niente. Che fatica che fa GK, adesso sta facendo fatica. GJ ha fatto di nuovo massimo. Sì, GJ è lì. Mentre GCAD, ok, adesso sta iniziando a rigettare leggermente, molto leggermente, vediamo un attimino, mancano 2 minuti alla chiusura della candela M5. Appunto, abbiamo questo livello qui che ancora non abbiamo rotto, se infrangiamo questo livello qui, buy stop sopra i massimi. Se invece continuiamo bearish, nessun problema. Alex, vedo che sta mandando le chart su Slack, GJ è andato TP, ottimo, e EJ anche ottimo, assolutamente. Erano ottimi trade che avrei voluto prendere anche io. Ottima operazione. E GBPK dubito che flippi bullish, cioè ha rotto i minimi adesso, dopo aver un po' ingannato M1. Un bel po', dopo aver ingannato un bel po'. Non guardavo neanche il retest, appunto perché non abbiamo rotto ancora questi massimi qui sulla sinistra, quindi
niente, niente da fare per me. C'è questo livello M30 che non abbiamo ancora. Però dovessimo appunto arrivare al di sopra, un buy stop non sarebbe niente male. E se chiudiamo al di sotto, stiamo a vedere. GG sta iniziando a rigettare un pelino. Boh, vediamo, vediamo, vediamo. Dei bei movimenti, diciamo, che per oggi sono già andati. Un'oretta fa. I primi movimenti bullish su GJ sicuramente valevano la pena di essere presi. Hai visto ieri che Trump in conferenza stampa si è attaccato con una giornalista asiatica? No, non l'ho visto. Cosa gli ha detto? Lei gli ha fatto la domanda, gli ha chiesto come mai le morti negli Stati Uniti sono così alte, i dati sono così, e lui si è incazzato e gli ha risposto: questa è una domanda che dovresti fare alla Cina. Mamma mia, che vita. A China. Miki, dopo mi cerco il video. Già la domanda peggiore fatta da, tutto rispetto, però dico, fatta da un'asiatica, minchia, proprio. Lui, per lui proprio esplosa la vena. Il nemico. Comunque GCAD sembra aver rigettato, mi voglia provare a rompere i massi. Ah, buono, buono. Buona questa rejection. Cioè, si è rimangiato tutto il movimento bearish qua. Sì, se appunto va sopra i massimi dell'M5 di prima, mi prende il buy stop. Se rompe i massimi, se no. Se no, no. E appunto questo livello qui era un possibile target. Non saprei, non è bellissimo a livello di struttura, però l'H4 potrebbe veramente pushare. Se rompesse questo lasso qui dovrebbe fare il weak fill dell'altro livello, quindi il buy stop dovrebbe essere abbastanza legit. Però come dicevo già prima, appunto, i movimenti buoni sono stati questo qui alle 7, poi l'H1, il weak fill dopo che quell'M15 che avevamo già visto insieme ha formato supporto, però questa non mi è venuta giù a creare la weak, allora non abbiamo preso nessun ingresso. Mettere il quadratino. Mamma mia, come muore. Fa un bel fake out, mi sa. Proprio sta già andando. I minimi. Ha rotto adesso il minimo M30. Sì, è in ranging. È bello incasinato, dicevi, sì, guarda che rigettazioni che andà su quel livello lì. Bello incasinato.
Se avete analisi da mandare, robe come al solito, mandatele pure in chat che le guardiamo insieme, tanto siamo un po'... Sarà un po' una sessione morta, siccome i movimenti sono già avvenuti. Vediamo se arriva qualcosa di decente, lo prendiamo, se no assolutamente non siamo obbligati a sforzare di prendere un'operazione solamente perché siamo in live, ci mancherebbe. Se niente arriva, niente facciamo. Alla fine l'oro ho preso il parziale 70% e poi è andato a break even. Oh, buono. Ottimo. Bravo. Già che sei riuscito a cacciare il gold, è già tanto. Ah, sì. No, ma è bello che mi ha dato a break even prima che effettivamente raggiungesse con questa candela bullish. Già con la candela precedente è andata a TP. Non so cosa è successo in quell'istante, ha formato uno spread assurdo. Quello è il rischio, quello è il rischio. Mamma mia, giri piccante. Mamma mia. Anche GJ sta consolidando adesso. Oggi sì. Consolidamento in apertura. Lì, sta proprio andando a chiudere. Vediamo se riesce a chiudere addirittura al di sotto della trend line con un M15. Sarebbe una rejection veramente, veramente pesantissima di quella resistenza. Magari un senso più sicuro su GBP CAD sarebbe sotto 1.72.900. Sì, non dovrebbe essere male in quella zona lì, però l'unica cosa è che non saprei bene dove mettere lo stop loss. Entrando in sell stop qui, non saprei. Mi piacerebbe prendere il movimento short se questo appunto venisse a chiudere in questa zona qui, scusa, dopo desse un bel retest. Mettere il sell stop magari sul flip della prossima M15, capito? Se la prossima M15 inizia, cioè se questa rompe, poi chiude bearish in questa zona qui, se la prossima crea una weak bullish, mettere un sell stop sul flip bearish con lo stop loss al di sopra del massimo, del massimo che sarebbe poi appena creato. E mi piacerebbe per prendere una sell, però non sono tanto sicuro entrare con un sell stop al di sotto di questo livello qui. Devo andare ad H4 che adesso. Sì, non sarebbe male. Avremmo a quel livello lì c'è anche la rottura del minimo ad H4. Sì. Sì, stiamo rompendo con forza. Sì. GJ? No, GJ, nessun problema invece. Gigi era arrivato a resistenza. Ma guarda come push. Infatti in chat ti ho mandato l'ingresso ipotetico sul retest che stavo guardando prima, che non sono riuscito a prendere, perché volevo aspettare l'apertura di Londra. Vabbè. Là. Non so, GBP CAD, il fatto che l'H1 al minimo è bello lontano. Non so.
Non saprei, ho paura anche che potremmo semplicemente rimanere a consolidarci in questa zona. Probabile. Per il momento ha dato 3 rigettazioni forti su quel livello. Io prediligo di più gli acquisti, però ti dico la mia. Beh, le vendite al di sotto. Io ho il buy stop, infatti, però se chiude bearish lo tolgo. Gigi adesso ha chiuso con questa candela al di sopra del livello di prima. Però peccato non aver preso nulla di tutto questo bel movimento. È arrivato tardi. La questione è questa, che l'H1 non ha rotto il minimo, questa qui ha chiuso al di sopra della resistenza, pur non avendo rotto i massimi, pur non avendo creato una bella wick, l'M30 è ancora aperta, ha rotto il minimo di molto poco, diciamo che più che altro ha ritestato il supporto. Mentre l'M15 ha adesso chiuso bearish, però chiuso all'interno. Potrebbe assolutamente rigettare o questo livello qui o questo livello qui, proseguire bearish, però shorterei GBP Cal se vedessi una bella M30, una bella M30 chiudere al di sotto di 1.73, magari rompendo questi minimi, poi facendo un po' di pullback, sarei molto più fiducioso, diciamo. Per il momento non saprei bene che fare. Quanto range di punti c'è da dove è GJ adesso fino a quel livello di resistenza lì dove vedo quella doji? 133. Quello un po' più sotto, vedi lì sulla sinistra il primo livello di resistenza che c'è. Supporto quindi, qua. No, 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 più sopra, dove proprio si trova adesso sarebbe il primo target in caso uno volesse andare, ecco, esatto, lì, in caso volesse andare a prendere degli acquisti. Sono a 7-8 punti, sono da 70, no, forse di più, 76-83, no. Sì, 10, vabbè, ma sono proprio sulla punta. No, non lo so, non lo so. Sì, sì, c'è tutto il Wickfield, la candela daily da poter fare, eventualmente. Però di nuovo è solo un M15, non so. Se un M30 avesse chiuso all'interno del range così, sarei molto più propenso. È probabile che questa vada lì, però uno stop loss decente potrebbe essere... Al di sotto del minimo 13 punti, la prima resistenza ce l'abbiamo a 7-8 punti, quindi ok, qui adesso stiamo iniziando ad andare bearish, abbiamo rigettato lì, vediamo appunto se questo M15 va a rompere i minimi, chiudere al di sotto, si sta già muovendo abbastanza in fretta. Tanto continua a rigettarlo. Sì, infatti, finché non va lì sotto, rompe tutto e chiude lì sotto. Lo lascio assolutamente stare. Pericoloso GBP cade in un range come questo. Molto pericoloso. Non capisco come mai, ma ho il VTI bloccato. Su Wichimarket o su... Sì, su Wichimarket. US 30 invece che un po' che non ne parliamo.
No, te l'ho detto, sta settimana non ho neanche proprio la chart aperta, non l'ho voluto lasciare da parte, gli ho dato il posto a VTI, solo che il problema è che non me lo fa neanche operare, ma vabbè. Va bene. Il cancelliere austriaco vuole gli schiaffi. Cosa combina? Il debito pubblico italiano è talmente grande che l'unico modo per, del paese per salvarsi è quello di chiedere aiuto all'Unione Europea. Le belle parole incoraggianti. Boris Johnson ha prolungato il rilascio di, come si dice, dell'allentamento delle misure. Dopo che appunto tanti lavoratori hanno detto di non essere ancora pronti. Cioè che spazi di lavoro, uffici, ancora non sono pronti. Devono fare smart working. Danimarca dice che hanno avuto un gran drop dei contagi. Meno male. Ma GG 8.22, GG sta andando. Sì. Ragazzi, io stacco. Per me grazie mille Alex, grazie mille. Ciao. Anche a te Gabriele, ciao, grazie mille. Ciao a tutti. A chi sta andando? Mamma mia. Crazy man. That's crazy, man. That's crazy. Push. Madonna, eri jet. Give me a good push, mate. Quanti può averne fregati là sotto? Parecchi. Solo lui lo sa. Adesso vediamo, siamo lì, siamo molto vicini, vediamo appunto se rompiamo i massimi o meno. AM1 si vede bene. Sì. Vedete, abbiamo questi massimi di prima, ma su MetaTrader son diversi. Aspetta. Sì, in effetti anche io. Mamma mia, sono molto diversi, sono alti uguali su MetaTrader, mentre qui eravamo belli al di sopra. Mamma mia, che rejection. Meno male che non ha attivato niente. Stiamo a vedere. Eh sì. Molto pericoloso. Mamma mia. Molto pericoloso.
Beh, se questo M15 dopo essere arrivata qua va a chiudere bearish, abbiamo tutta una candela M5 ancora e la chiusura M30, quindi se questo poi va a flippare bearish, vorrebbe dire avere la chiusura dell'M30 bearish al di sotto del livello di prima, a 73. Mamma mia. Vediamo. Let's see. Davide dice che anche Giù ha fatto un bel movimento. Davide, se hai una chart da mandarci, così vediamo la tua mappatura, perché Giù non ce l'abbiamo aperto, almeno io no. E niente, Gcad. Mamma mia. Sì, questo M30 probabilmente andrà a chiudere sotto 73. Ma vediamo come si comporta. Perché comunque la nostra M5 ha chiuso bullish quella di prima, quindi questa potrebbe sempre tornare a fare weak fill. Però questa è una bella rejection, bella tosta. Se questa va a chiudere bearish al di sotto, abbiamo la nostra chiusura M30 bearish al di sotto di quel livello. GJ ha dato un po' e poi sta rigettando un pelino. Vediamo. Anche lei, l'M5 comunque era bullish, e questa qui potrebbe fare il weak fill di quella prima. Però secondo me ormai il movimento, non dico che si è scaricato quasi del tutto, però diciamo che non è uno di quei weak fill a inizio movimento che dici c'è alta probabilità che lo vada a riempire con forza. No, non è assolutamente un weak fill da tradare, sono 3 punti. È solo lì. Gcad sta andando. Un minuto e mezzo, abbiamo la nostra chiusura M30. Vediamo se riesce a rompere la scatola, il box.
Struttura sell fino a rottura H1. Attendo formazione resistenza che andava bearish. Sì, 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 se forma una resistenza lì non deve essere niente male. Niente male, sì. GBCAD, ci siamo. Stiamo chiudendo al di sotto del livello. GGI invece rimane lì. Rimane un po' lì. Abbiamo solo questo M15 lì che non ci dice granché. GBCAD ha chiuso praticamente senza down week, questo non è che sia una gran cosa. Infatti. Ciu. Quando pensi che stia uscendo dal box, allora inizia a sellare, ma poi... No, da un week. No, dovrebbe essere, cioè, un pelino c'è, perché è di prima, vedi, non è di questa, ma è questa che ha fatto mamma prima. Mamma mia. L'ha fatta all'inizio. Investment, proprio. Comunque nei trade lì nella cosa arancione, rossa, se vuoi segnare il trade chiamato degli acquisti su GJ, solo che non ho reccato io prima quando stavo streamando. Sì, sì, adesso se lo segno. Non so quanti punti perché sarebbe range to range, sarebbe troppo una cosa variabile, però da 132.5 l'ho detto. Dunque. Quindi scrivo GPGPY buys. Sì. Nella sezione call metti anche solo una quindicina di punti per fare una media, perché poi c'è chi ha staccato prima, c'è chi ha staccato dopo. Yes. Sono contento per chi è riuscito a prenderla, che ha ascoltato il bias. Ok, GCAD sembra voler rompere i minimi, stavo guardando su M1, ma... È lì che ci tenta. Sta facendo una bella fatica, va a rompere lì sotto. Diciamo questo livello piattante week, comunque bello, bello tosto come livello. Quindi bisogna stare appunto attenti. Anche se ti dico l'idea che abbia dato l'impulso... Se lo sto qui, non lo so, non sarebbe male. Un impulso. No, dicevo che ha dato un impulso tipo per il pre-Londra, poi ha iniziato a consolidare fino adesso formando supporto lì dove si trova, potrebbe anche dare magari, se lo riesce a tenere, dare la spinta, continuare la struttura bullish e validare la formazione di nuovi massimi, andare a rompere quei livelli lì, non sarebbe male. Alcuni la chiamano, questo lo chiamano magari tipo bull flag, quando dà... l'impulso rialzista, poi inizia a consolidare, scendendo sempre di poco, e appena forma supporto, poi continua con i nuovi massimi. Allora, Davide scrive operazione su GU. Ecco qua.
rottura del livello, conseguente rottura dei massimi, possibile di una migliore entrata su retest. Beh, stavo solo questi massimi, entrata rischiosa. Sì, mi sembra buono, è andato a take profit, quindi è sicuramente buono. That's good, that's good. GJ, iniziando a rigettare un po'. Scrive che è in vendita su GJ. Ma si muove al contrario di GCAD. Ma no, GCAD in realtà non si sta neanche muovendo, sta facendo ranging. Sai che comunque io su GCAD in buona fede un sell stop glielo metto. Non è niente male. Io ho preso un paio di posizioni su GPCAD guardando l'M1 qui, che è appena chiuso quella bearish, ho preso un paio di posizioni di vendita. Qui appunto, considerando la chiusura M30 di prima, al di sotto di questo livello qui, la rottura di questo minimo, è dura sfondare questo livello qui, ma se lo sfondiamo, cioè se dobbiamo sfondarlo, questo è sicuramente il momento adatto, perché dopo l'apertura di Londra, se iniziamo a tornare bullish, valuto di uscire eventualmente prima di raggiungere lo stop loss, perché appunto abbiamo tante wick qui sulla sinistra e il mio ingresso preciso è 1.73001. 73001. Sì, però sono tre punti solo, però. Print a bull flag. And then dump it. Buono questo movimento che sta facendo. Non mi dispiace affatto. Oh, più 4 pips. 5 pips e rejection. Bah. È qua. Siamo proprio al momento di difficoltà. Vediamo, o brecchiamo o facciamo una rejection. Me ha riempito, ha preso l'ordine. Si è riempito, ha preso l'ordine. Vediamo. Phil Led ci avevi in testa. Esatto, riempito, ho detto che cazzo. Ragazzi, io ho finito. Ci vediamo alla prossima. Yes, ciao Cri, grazie. Buona giornata. Mancano ancora 2 ore di video. Bella, giusto. Bella. Bravo. Cinque pips, però... ok, un po' di più. No, sta avendo un po' di difficoltà. Vediamo se è in grado di proseguire a time frame più alti. Siamo messi così, c'è questo minimo che prima abbiamo rispettato. Se dovessimo rompere questo minimo dovremmo proseguire. Dovremmo essere buoni per proseguire, diciamo. Però appunto ci sono tutte queste wick sulla sinistra che rendono il nostro tragitto bello tortuoso. Queste wick qui.
bisogna stare attenti, però appunto se deve avvenire il break avviene adesso dopo questa chiusura. M30 bearish, la prima mezz'ora dopo l'apertura di Londra, abbiamo il nostro break del minimo, 7 punti, 8 pips, ok, molto bene. E se proseguiamo dovremmo poter raggiungere questo livello qui. Adesso abbiamo qualche difficoltà a questo livello qui, e se proseguiamo dovremmo raggiungere il nostro target. Adesso abbiamo la nuova M5, che sta facendo pullback in chiusura. Intanto il buy stop di prima lo tolgo. Pullbackino. Vediamo. Ha chiuso lì, eh. Ha chiuso all'interno. Sì. Non mi fido troppo, mi metto break even io. Break even a 73.001, ma vediamo. Comunque qualche pips, 5-6 pips ce li abbiamo in mezzo, quindi dovremmo essere safe se dobbiamo proseguire bearish. Per cui, vediamo. Però, avendo quella chiusura M5 dentro il livello, mannaggia, se fosse avvenuta sotto sarebbe stato molto meglio. Molto, molto meglio. Ma sì. GJ nel frattempo. Ma GJ stamattina si comporta meglio, eh? Ha già dato 13 punti dallo short. Se shortavamo GJ eravamo già a posto. Infatti c'era qualcuno prima, ha detto che stava vendendo, ottimo. Eh sì, mi ha mirrorato subito le candele che ha fatto prima. GVP CAD non è riuscito a rompere il minimo dell'H1 e sta facendo pullback. Yes. Questo minimo qui. Sono solamente un punto in profitto. È probabile che mi stoppi. Io sono uscito adesso. Mi ha stoppato adesso. Stop the break even. Mannaggia te. Se adesso da qui che mi ha stoppato mi incazzo. Mi arrabbio. No, vabbè, speriamo di no, perché non avendo rotto i minimi della candela d'H1 e non avendo rotto niente, non avendo rotto sostanzialmente i minimi dell'H1 e poi quell'M5 in chiusura, che è chiuso all'interno del range, qui, questo livello qui, non abbiamo sfondato questo livello qui. L'ingresso era lì, è stato stoppato. Break even. Bene, meno male. Meno male. Stamattina mi sa che non caviamo niente, sai? Mi sa. Mi sa che non caviamo niente. Qui facciamo range, come dicevamo, tutte queste week abbiamo fatto la stessa cosa. Quindi siamo di nuovo all'interno del range. Non c'è molto da fare. Stavo guardando il gold che ha uno spread accettabile, ma il movimento è già più che avvenuto. Per cui niente anche per il gold. Però lo spread era buono. Io direi che aspettiamo la chiusura delle 10, poi possiamo anche staccare, tanto. Poi abbiamo la candela d'H4 che chiude alle 11. Nel frattempo Esteban ATH, gli avevo risposto, non ci credo, e mi hanno dato il punto interrogativo.
Ho detto sono io, adesso voglio vedere cosa mi dice. Che stress aver iniziato la sessione più tardi, che stress, mamma mia. Vabbè, pazienza. G-CAD. Really? Mamma mia. Bastardo. Ma è la nuova M15 che fa la week. Cioè questa ha chiuso bullish, mo. Può anche morire, ma per me dopo che ha chiuso bullish. Sì, sì, no, certo, però dico proprio, cioè, hai capito? Tempo di farci uscire e poi... No, ma è probabile che questa M30, perché la M30 non è inguaiata, è solo la M15 che è un po' inguaiata, però cioè questo minimo ad H1 è troppo in basso, caspita, se fosse stato un po' più in alto avremmo infranto questo minimo, avremmo trovato meno difficoltà andare short, però eccolo lì appunto. Vedi che... sì, sarei di nuovo 7-8 punti in profitto, mannaggia. Eh sì, adesso non so dove tu sei entrato, però ti è arrivata proprio, penso, 2-3 punti oltre il tuo punto di entrata e poi... E qua, 7-3-0-0-1. C'avevo l'ingresso. Sì, ho fatto questa roba qui. Adesso che questa chiude lì sotto, come la mettiamo? Aiuto, aiuto perché. Buona giornata domani. Ciao Samu. Buona Ciao domani. Samu, grazie mille. Sa, non so se rischiarmela, perché sì, mi piace l'idea. Ma ti dico, io al momento siamo vorrei... Siamo proprio in basso, caso. Vorrei rivedere comunque un pullback o un retest su quell'inversione che vedi. Sì, adesso ecco, l'M1 adesso ha chiuso. Esatto, vorrei magari vedere un retest. Venisse un po' più su. Ma questa puttana muore. Esatto, quando l'aspetti così, puh, viene giù, quando invece aspetti il pullback ed entri sul pullback, continua al rialzo. Oh, certo, guarda lì. Dai, adesso va. Vediamo cosa combina. Quindi si rispetta al minimo. Flippasse bullish sarebbe veramente crazy. Drastico, proprio drastico. Magari aspettare che vedere se questo M5 è in grado di rompere questo supporto qui. Questa potrebbe essere una cosa fattibile. Se rompiamo questo supportino qui M5, dovremmo poi andarci a prendere quella. Allora, se rompiamo questo supporto qui M5, se chiudiamo al di sotto di questo supporto qui, dovremmo poter mirrorare queste candele qui e raggiungere questa zona qui, quindi avere il nostro push qui, avere 10, 12, 15 pips all'incirca. Non sarebbe niente male, considerando appunto il fake out ad M30 che abbiamo già visto e queste cose qua. Stai guardando M1, eh? Sì. Flippato. Pensavo di no, flippato. Sì, sì. Incredibile, cosa sta combinando?
Sto provando a leggere la price action a M1, ma è veramente qualcosa di indecifrabile, cioè. Guarda, guarda che roba. Ma il drop avviene, secondo me, adesso in chiusura dell'ora, è possibile che avvenga. Però è veramente qualcosa di tosto. Hai visto, ha dato il pullback per tornare in quella zona dove dicevamo, ha fatto una candela bullish oltre che ti toglieva tutta la voglia di magari rientrare in sell. E poi è venuta di nuovo. Mamma mia, che parto a vedere la GBP cade stamattina. Strano, di solito non fa mai così. Ma a questo punto mi sembra sensato un sell stop a 72.900. Dici proprio sotto i minimi minimi formati? Qui. Però, boh, dipende, non so. Questo H1, sì, qui avrebbe senso perché almeno avremmo la rottura dei minimi ad H1. E quindi potrebbe essere buono per continuare bearish. Al di sotto di questo livello qui. Però non mi fa comunque granché impazzire, anzi. Nel frattempo no. Scarterei qualsiasi cosa, mamma mia, no, mi sa che roba. No, abbiamo fatto bene a stare out perché parecchio come dicevamo prima, parecchio pericoloso. Mamma mia. GJ, ancora bullish vuoi andare? GJ mi ha chiuso il parziale, dico. Ti ha chiuso il parziale? No, ah, non chi stava vendendo. No, ok. Comunque è stato, ciao ragazzi, grazie, ma figurati, grazie a te, ci vediamo domani. Ah, domani. Abbiamo ritestato praticamente 73 su GBP CAD. Capace a flippare di nuovo bearish sta roba, perché comunque al massimo non l'ho infranto. Boh, veramente tosto. Guardalo lì, mamma mia. F-
performa sempre minimi più bassi, il problema è che quando ritraccia, ritraccia sempre bello forte. Eh sì, secco, proprio secco. La chiusura dell'M5 che comunque ha chiuso bullish nonostante quest'ultima rejection, che non è niente male, però abbiamo chiuso bullish. Ranging estremo, estremo. Sì. Si può definire proprio così. 3 GJ e di nuovo lì, sul livello. Beh, oggi non mi devo neanche mettere a ritagliare gli highlights, praticamente, non ce ne sono. L'unico che c'era era quello mio della chiamata su Gigi che non è stata registrata, quindi top. No, sì, c'è il GVP caso comunque è un break even, si può mettere quello, niente di che. GBP AUD si muove durante Londra, che non l'ho mai controllato. Quale hai detto? GBP AUD. Sì. Come GJ. Si muove bene. È identico. È identico a GJ. Ok. Anche GPY e Asian. GPGPY. GPGPY. Due minuti alla chiusura oraria. Yes. Andiamo a fare un totale casotto, GVP case, sempre lì. GJ sta chiudendo là. Se qualcuno ha mandato qualcosa su Slack, ciao ragazzi, che trade di oggi. Ho chiuso anche una posizione short su GVP case, almeno 2 pips. Questa è un'ottima... Ah, ha preso gli ingressi come ha preso Alex. Perfetto, Giorgio, non so se adesso è dentro la live o meno. No, forse no. L'ha mandata su Slack, comunque un'ottima analisi. Vi auguro una buona giornata, grazie. Ah, a te, buona giornata. Ciao, ciao, grazie mille, a domani. Ma direi che... sì, direi che... Vediamo come apre sta H1. Però dicevo, comunque, non... cioè, questa H1 è bella... bearish, però non ha rotto i minimi, quindi per me su GCAD non c'è nessun trade dettato dalla chiusura dell'H1. Su GJ nemmeno, siamo lì un po' in mezzo al nulla, ci siamo sotto il livello, ci manca ancora appunto una resistenza da formare, niente, non vedo niente di particolare io.
qualcuno di voi in chat ha qualcosina da mandare, mandi pure. Se no, direi che possiamo quasi chiudere. Vediamo sta chiusura. Ah, Esteban ha detto che voleva offrirmi un'opportunità, ma tranquillo, evito dopo questa risposta, perché gli ho scritto tipo, cosa vuoi? Ah, yeah. Mamma mia. Cazzo, come faccio adesso senza l'opportunità di Esteban? L'opportunità di un trade. Boh, io direi che siamo andati qua, abbiamo 30 bearish, rottura dei minimi, chiusura bullish, totale confusione, per cui... chiuderei la live, ripeto, se qualcuno ha qualcosina da chiedere lo chiedo adesso, taccio per sempre e niente. Una mattinata un po' così, abbiate pazienza, un contrattempo prima, abbiamo iniziato un po' tardi, abbiamo perso i movimenti su GJ, però l'importante è non farsi male, non sforzare nessun movimento, ok? Buon ciao Luca, ciao Sassa, ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi. Ciao Davide, ciao ragazzuoli, chiudo. A presto, a dopo, buona giornata. Ciao.